un giorno all'improvviso può accadere che ti accorgi che le cose cambiano e stanno cambiando e tu non puoi fare niente per fermarle. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Allora, inizio col dirvi che questo non era il video che avevo in programma di fare. Anzi, avrei voluto parlare di tutt'altro, però sono successe determinate cose che mi hanno portato a fare questo video, che sarà un video sì sul Giappone, però con anche molte riflessioni personali riguardanti comunque la mia vita in generale. Che dire, io oggi avevo in programma di fare un video abbastanza divertente sulla TV giapponese. Avevo una lista di vari sketch e programmi che avevo trovato divertenti guardando la TV in Giappone e avrei voluto condividerli con voi. Sono andato sulla lista, ho preso il primo di questi programmi e sono andato a vedere qualche video su YouTube. Il programma che stavo analizzando era questo programma in cui delle persone anziane scrivevano delle lettere, anzi dei videomessaggi a loro stessi, dando dei consigli su come vivere la loro vita. Solitamente questo programma è abbastanza divertente, infatti magari c'era uno studioso di libri che aveva finito per leggere 80.000 libri e ha dato come consiglio di leggersi una rivista di Playboy. 8万冊近くも本を読むようになるんだぞ。すごいな。今日は成人した。お前にいつかぜひ読んでほしい一冊を紹介する。それは私も読ませてもらおう。週刊プレイボーイだ。 Oppure c'era un altro signore che invece aveva un libido particolarmente alto e ha detto: "Guarda, ti capisco, però andare a sbirciare le donne che si fanno il bagno nell'onsen potrebbe metterti nei guai." E comunque tutto in chiave molto comica, ho sempre trovato questo programma estremamente divertente. Tuttavia, cercando su vari link e vari siti, ho trovato questo videomessaggio che vi dico mi ha lasciato assolutamente senza parole. E niente, cioè non so commentarlo se non facendovi vedere il video, quindi ragazzi dura poco, 1 minuto e mezzo, però davvero io vi giuro che questo video mi ha lasciato in lacrime, sia quando l'ho visto la prima volta che quando l'ho rivisto il giorno dopo. È una storia estremamente toccante e mi ha fatto davvero pensare, quindi vi aggiungerò i sottotitoli e ditemi che cosa ne pensate voi. 親同士が決めた結婚、前向きな彼と違って、正直あなたは乗り気じゃないよね。彼は夫婦になった後も生まれ変わったらまた一緒になろうと言ってくれるけど、嫌だよね。そんなに？そんな夫は10年前、朝の散歩に行ったき、戻ってきませんでした。 心臓発作でした。あの日から私はずっと後悔しています。毎朝お仏壇の前でお経を唱え、坂本冬美さんの「また君に恋してる」を歌います。「また君に恋してる今までよ」 深くまだ君を好きになれる心から、また一緒になろうねって言われるから、今度はうんと言ってね、 お願いします。頼んだよ。
capite che era stata costretta a sposarsi su decisione dei genitori. Era una pratica che si faceva molto spesso in Giappone, però per quanto suo marito era molto positivo, lei era assolutamente non felice di questa scelta. Il marito le aveva detto che se lui avesse la possibilità di rivivere, gli piacerebbe rivivere un'altra vita con lei. E lei, quando ha sentito queste parole, non le ha nemmeno risposto. E questo ha detto che è stato il suo più grande rimorso, perché è stata zitta. Questo uomo un giorno era partito, ha fatto una camminata e se n'è andato per sempre. E niente. Adesso si ritrova ad andare praticamente tutti i giorni davanti alla sua tomba e cantare questa canzone in cui, vabbè, l'avete sentita, ve l'ho anche tradotta, in cui dice che vorrebbe rinnamorarsi di lui, cioè questo è il titolo della canzone, e che comunque si è resa conto di averla amato, però si è resa conto di averla amato e troppo tardi sostanzialmente. E quindi gli ha detto che se per caso, arriverà il giorno in cui questo uomo gli dirà che se rinascesse gli piacerebbe vivere un'altra vita con lei, vuole lei, gli dice di rispondere che significa sì. Non lo so perché questa storia mi ha toccato particolarmente, però spesso veramente non ci rendiamo conto di quanto sia importante vivere nel momento e renderci conto della felicità che stiamo vivendo, perché davvero, cioè, ci sono così tante cose belle della vita che troppo spesso finiamo per darle per scontato. Io ho visto questo video, ma lo stesso giorno casualmente ero anche finito su un articolo di giornale che parlava proprio di questo argomento. E sempre lo stesso giorno mi era arrivato anche un messaggio di mia mamma che mi ha detto che le mancavo e cose così. Mi sono riletto un po' le chat vecchie che abbiamo fatto tra di noi. E devo dire che mia mamma, cioè, per dire anche stupidaggini, però mia mamma usa emoji, mi manda sempre messaggi carini, io invece rispondo tipo con tre parole giorni e giorni dopo. E devo dire che mi dispiace di questa cosa perché ogni tanto non, veramente non, cioè, tu praticamente, cioè, vivi la tua vita con queste sicurezze e con il fatto che comunque sai che c'è sempre qualcuno che è lì che ti aspetta, che vuole una tua visita, però dai tutto ciò per scontato e non ti rendi conto della fortuna che hai ad avere magari dei genitori, una famiglia, degli amici o dei parenti comunque che sono lì ad aspettarti e che ti vogliono bene. Perché dopo tutto, cioè, un giorno all'improvviso può accadere che ti accorgi che le cose cambiano e stanno cambiando e tu non puoi fare niente per fermarle. Cioè, un giorno ti renderai conto che magari i tuoi genitori stanno invecchiando e per quanto tu cerchi di rifiutare questo pensiero, non puoi negarlo. Certo, è una condizione naturale del ciclo della vita, pure noi invecchiamo, ma a volte sembra come se i genitori no, loro no, loro non invecchiano. Perché sapete, da piccoli siamo sempre noi ad avere la priorità. Solo noi potevamo chiedere e solo noi potevamo avere bisogno. Ma all'improvviso, quando un genitore invecchia, è come se si ribaltasse questa clessidra del tempo e dei sentimenti. A me davvero spaventa il poter non fermare il tempo. Mi ricordo quando ero in Giappone tanti anni fa, cioè neanche tantissimi anni fa, però cos'era, il 2000, 2000, penso 2011 o 2012, che mia nonna era venuta a mancare e io non potevo tornare in Italia perché comunque, cioè, non avevo ancora il visto d'adesso, quindi non è che potevo prendere, andare, cioè non ero in quella condizione, quindi non ho potuto farlo e non ho potuto andare al funerale, non sono potuto stare vicino magari ai miei parenti, anche se mia mamma mi ha detto che quel giorno che mia nonna se n'è andata, le aveva detto che mi aveva visto, che mi aveva sognato, che le avevo parlato, così, quindi mi ha fatto molto piacere perché io da piccolo ero veramente attaccato a mia nonna, anche a mia zia, che vabbè, comunque lei c'è ancora, tranquilli, e anche i miei stanno tutti bene. Non sto facendo questo video per allarmare nessuno, tutta la famiglia sta benissimo. Però sapete, la vita è veramente corta, quindi all'improvviso, in qualsiasi momento, può capitare qualcosa che storge questi equilibri. Quindi bisogna veramente essere contenti di quello che si ha e cercare di apprezzarlo e farlo capire magari alle persone a cui vuoi bene quanto ci tieni. Questo è praticamente quello che volevo dire, anche perché un giorno potresti trovarti come la signora di questo video che si è pentita
di non essersi goduta il suo amato. Scusate se questo video sarà pieno di tagli, ma sto continuando a fare delle pause mentre parlo, però perdonatemi, è un discorso abbastanza difficile da affrontare in video. Pasolini diceva che la morte è come il montaggio finale di un film. Se avete mai pensato? Date importanza a ogni singolo attimo, ogni singolo minuto della vostra vita, perché davvero alla fine tutta la nostra vita è un insieme di attimi e momenti che noi viviamo. Quindi alla fine spetta ad ognuno di noi cercare di fare della nostra vita un vero capolavoro o un film di serie B. E spero di riuscire a farlo anch'io perché predico tanto, però sono veramente uguale a voi se non peggio. Commetto tantissimi sbagli, quindi tranquilli, non sentitevi soli. Ragazzi, grazie per esservi visti questo video. Spero che apprezzerete questo video magari un po' diverso dal solito, senza troppi montaggi, effetti speciali, però davvero volevo condividere questo pensiero con voi perché magari non interesserà a nessuno, però non lo so, mi fa sentire più vicino a voi e spero che anche voi vi sentirete più vicini a me. Grazie da Seba e alla prossima. Ciao.